Altra inaugurazione invece a Gorno, dove questa mattina ha aperto l'area allo spazio dedicato alla raccolta differenziata. Vediamo. Che Padre, Figlio e Spirito Santo. Oggi abbiamo cercato di coinvolgere anche alcuni alunni delle scuole per fare in modo di aumentare la sensibilità nei confronti poi dei genitori, degli zii, dei nonni, perché è sicuramente questa la ricetta vincente per fare in modo che tutto ciò che è possibile riciclare si ricicli. È un centro molto importante per il comune di Gorno, perché sul territorio del comune esistono dei volontari che ogni sabato vanno a raccogliere la carta, il ferro, il vetro, tutti questi materiali che possono essere riciclati. Noi abbiamo preso lo spunto da questo servizio molto importante e abbiamo realizzato questa nuova area, un'area dove c'è presente una piccola costruzione con all'interno dei servizi un piccolo ufficio, un piccolo laboratorio e poi delle vasche per poter conferire, diciamo, tutti questi materiali che vengono raccolti o direttamente tramite questi volontari o altrimenti anche con delle aperture che verranno fatte al sabato mattina di questa piazzola. Abbiamo poi predisposto anche un servizio che verrà completato nei prossimi giorni per i rifiuti elettrici, i cosiddetti RAE, che sono rifiuti elettrici. Quando uno deve smaltire delle rampe del neon piuttosto che dei frigoriferi, piuttosto che dei computer, non sa dove smaltirli e quest'area si presta anche allo smaltimento di questo materiale. Abbiamo speso più di 100.000 euro per la realizzazione di quest'area, di questa piazzola e questo è stato possibile anche grazie a un contributo di Regione Lombardia che è stato finanziato proprio perché tramite il consorzio dei vigili, tramite loro noi abbiamo fatto una domanda, il comune singolo non può partecipare a questo contributo, è difficile che possa essere erogato, invece tramite il consorzio dei vigili, essendo un insieme dei comuni si possono fare queste domande e per cui noi abbiamo avuto un finanziamento di 10.000 euro da parte della regione per il discorso delle videocamere, abbiamo ottenuto e devo ringraziare l'amministrazione provinciale per un contributo di più di 20.000 euro e anche i volontari della raccolta differenziata hanno partecipato anche loro con un contributo piccolo ma significativo per la realizzazione di quest'opera che riteniamo molto importante per il nostro territorio. Importante per tre fattori, il primo perché si portano meno rifiuti in discarica, il secondo perché possiamo, specialmente nei bimbi che erano presenti oggi, insegnare qualcosa, diciamo, di ecologico, che i materiali che si possono riciclare è giusto riciclarli e il terzo punto che è importantissimo, da questa raccolta fatta ne derivano anche delle piccole cifre che vengono investite in attività sociali, in persone che ne hanno più bisogno rispetto a noi, per cui abbiamo questi tre punti che sono importantissimi, il raggiungimento di questi tre punti ci rende felici ed è per questo che oggi siamo contenti di questa inaugurazione.